Bene, adesso terminiamo questo discorso con l'ultima cosa che ci interessa sapere, ecco, del politeismo semita, ovvero il culto a Tammuz, che io comunque avevo già trattato per PDF, per chi poi comunque se lo volesse leggere. Trasportato mediante una visione a Gerusalemme, Ezechiele è testimone di quattro abominazioni del Tempio stesso nelle sue vicinanze, cioè nel luogo più sacro di Giuda. A nord della porta che immette nel cortile interno del tempio, egli vede l'idolo della gelosia, che provoca gelosia, che alcuni commentatori identificano con la statua della Dea Asherah. Egli osserva che i 70 membri del Consiglio nazionale bruciano segretamente dell'incenso davanti alle immagini scolpite di animali impuri. Prima della quarta e più tremenda offesa, cioè 25 uomini che voltano le spalle all'altare di YHWH per adorare il sole, Ezechiele vede alcune donne sedute all'ingresso della porta settentrionale del tempio che piangono per Tammuz. Il culto del dio mesopotamico Tammuz o Dumuz, il cui nome può significare colui che vivifica il piccolo nell'utero della madre, oppure il buon giovane, cioè il dio che si manifesta nella nascita di figli in buona salute e ben formati, era principalmente un culto di donne. Di origine mesopotamica celebrava al tempo stesso la fertilità stagionale della natura e ne piangeva la perdita. Tammuz si manifestava nella linfa che sale negli alberi, nella palma da dattero e nei suoi frutti, nel cereale utilizzato per fare il pane e la birra, nel latte di pecora. I testi pervenuti ci evidenziano che egli era molto amato dalle sue devote, che lo immaginavano in parte di natura umana, un ragazzo giovane, affascinante, sposato con la dea Inanna. Le donne piangevano la sua morte durante il quarto mese di ogni anno, chiamato Tammuz in suo ricordo, quando la nuova vita della primavera declinava nel caldo dell'estate, i loro lamenti poetici, che si distinguevano per un senso di profonda pena, di lutto e di nostalgia per il defunto, esprimevano il dolore di coloro che amavano Tammuz con un amore simile a quello di una sorella per il fratello, di una sposa per il marito, di una madre per il figlio prediletto. Lo sdegno di Ezechiele deriva dalla sua convinzione che piangere per Tammuz, come le altre tre abominazioni, è atto di idolatria, cioè attributo potere e attribuire potere e offrire devozione a una divinità diversa dal Dio di Israele. Come abbiamo visto, il discorso della monolatria, cioè è tutto il ritornello dell'antico Israele questo qui, tu non devi adorare un altro Dio che non sia Yahweh. Ma perché chi scriveva quelle frasi lì era convinto che gli altri dei esistessero, solo che andava adorato solo Yahweh. Monolatria, più che monoteismo. È tuttavia assai probabile che anche altri giudaiti dell'epoca non considerassero il culto di Tammuz incompatibile con l'adorazione di Yahweh. La furia di Ezechiele è forse resa ancora più violenta dalla vicinanza di quella donna, potenziale fonte di impurità, al tempio. Egli colloca il loro pianto rituale nel sesto mese, invece che nel quarto, e ciò che è stato spiegato come una variante del culto praticata dalle donne di Giuda, forse perché la primavera giungeva più tardi nella loro regione geografica, oppure come un tentativo di Ezechiele di descrivere tutti i peccati passati e presenti di Gerusalemme nei limiti di un'unica esperienza visionaria, a prescindere dalla loro collocazione temporale originaria. Nel suo famoso saggio, Verso l'immagine di Tammuz, Thorkild de Jacobsen valuta i valori etici e religiosi di quel culto. Al centro della sua analisi vi è la convinzione che il culto reso a Tammuz fosse una religione di donne, come suggerisce Ezechiele 8,14, poiché ritiene che il culto fosse condizionato nello specifico orizzonte psicologico dell'antica donna mesopotamica. Sebbene Tammuz sia un dio maschio, scrive Jacobsen, gli mancano in modo quasi vistoso le autentiche virtù virili che si trovano esemplificate e celebrate, per esempio, negli antichi testi epici: il coraggio, la prontezza di trovare nuove risorse, la costanza. Il dio, viceversa, è adorato per la sua giovanile irresponsabilità, per la sua assoluta dipendenza e vulnerabilità. L'amore che i suoi fedeli sentono per lui non è tuttavia un'emozione disinteressata, matura, ma è piuttosto una forma di amore di sé che si riversa necessariamente su di un altro. Poi qui c'è una nota, ecco, presa da Ernesto De Martino, che vi avevo letto per quanto riguardava il discorso della magia del sud. Ecco, poi lui ha scritto anche un libro dedicato a morte e pianto rituale, nel lamento funebre. In particolare su Dumuzi, il rapporto tra rituali funerali e rituali, su Tammuz, pianto da Ishtar. Tammuz, dio della fertilità e della vegetazione, moriva appunto nel quarto mese, provocando l'inaridamento della natura. La sua compagna Inanna Ishtar otteneva poi la sua resurrezione dagli inferi, e al suo ritorno si accompagnava alla rinascita più virile della natura. Ovviamente poi questo mito ricorda anche Persefone e Demetra, cioè, molto probabilmente anche il mito in realtà di Demetra e Persefone è stato ispirato a Tammuz con Ishtar, solo che nel mito di Demetra e Persefone non c'è un dio maschio, ma c'è la dea figlia.
È interessante notare che molti elementi del mito di Tammuz passeranno nel mito greco di Adone, che addirittura deriva dal vocativo semitico mio signore, tra cui anche Adonai, l'ebraico Adonai, il giovane amante di Ishtar o Astarte, cioè Afrodite, anche egli signore della vegetazione e della fertilità, contraddistinta dal medesimo ciclo vitale, e oggetto di culto particolarmente tra le donne che ne piangevano la morte durante le feste dette Adoni. Decorazioni di tali feste erano cosiddetti giardini d'Adone, vasi in cui si ponevano piante a rapida crescita che avvizzivano presto, un uso che nel meridione d'Italia le donne ancora oggi praticano in occasione della Pasqua, facendo germogliare in un piatto del grano o delle lenticchie. Questo non so se effettivamente lo fanno ancora, il libro è vecchiotto, può essere che adesso non si usi più, questo libro è del 1998. Pubblicato in Italia nel 98, però scritto nel 1992, quindi non so adesso se effettivamente questa usanza è ancora presente in Sud Italia. Poi, Jacobsen è convinto che malgrado le loro espressioni devozionali stravaganti, l'attrazione che le donne sentono per Tammuz sia in realtà un'infatuazione immatura, avida, riluttante a concedersi. Il suo giudizio dovrebbe essere contestato perché polarizza le autentiche virtù virili ad un estremo e la sua caricatura della natura ostentatamente emotiva dalle donne dall'altro. Inoltre, sottolineando l'orizzonte psicologico delle donne dell'antichità, ha in larga misura trascurato il loro orizzonte fisiologico, grazie al quale esse sperimentavano più intimamente di quanto potessero fare i maschi quegli aspetti del potere divino evidenti nella divinità chiamata Tammuz, il rinvigorimento di una nuova vita, della nascita e dell'allattamento. Poi qui ovviamente c'è la ripresa del fatto che anche Ezechiele condanna le figlie del tuo popolo che profetizzano secondo la propria volontà, lo abbiamo visto prima. Cioè sul fatto che non è che una donna che profetizzasse poteva dire quello che voleva, se diceva quello che comunque era in linea con gli standard stabiliti da Yahweh, il messaggio ovviamente passava, se diceva qualcosa che non era in standard con quanto lei sosteneva, ovviamente il messaggio non passava, cioè veniva considerata una falsa profetessa e condannata. Quindi non è che dobbiamo pensare che il termine profetessa sia un termine che in realtà indica chissà, soprattutto in ambito monoteista, indichi chissà quale emancipazione. Niente, poi sappiate che è stato supposto, ecco, che queste donne portassero comunque dei cuscinetti per le braccia. O addirittura che i veli e le cuffie che indossavano fossero strumenti di lavoro che le aiutavano a svelare il futuro. Forse anche l'orzo e il pane, di cui parla il versetto 13,19, erano usati per la divinazione. Tra l'altro poi questo concetto, se non risbaglio, è ripreso anche in Isaia, perché addirittura Isaia condanna i fermagli a forma di mezzaluna. Se non sbaglio si trova in Isaia il discorso della condanna. E non è un caso perché la mezzaluna ovviamente era un simbolo, cioè legato al femminile, quindi il fatto che comunque il profeta le condanni è chiaro e esemplificativo. Niente, poi, se tali donne svolgevano la loro attività a Babilonia, è possibile che fossero influenzate dai metodi magici degli indovini babilonesi. Tuttavia, la magia faceva parte della società dell'antico Israele, malgrado l'atteggiamento negativo della Bibbia nei suoi riguardi. Niente, direi, allora l'argomento lo posso concludere qui, nel senso che quanto c'era di utile l'ho letto. No? Ribadisco che comunque io queste cose le avevo già trattate per PDF mesi fa. Se qualcuno si volesse leggere l'analisi filologica della Menorah di Tammuz o comunque il discorso della condanna, ecco, alle mezzelune, agli ornamenti a forma di mezzaluna, che ovviamente la luna era legata alla dea, quindi il fatto che queste donne portassero le mezzelune stava proprio a significare che erano sacerdotesse della dea. Se qualcuno se lo volesse leggere approfondito, me lo chiede perché io tutte queste cose le ho fatte uscire in PDF, quindi mi lasciate sotto la vostra mail e vi spedisco il lavoro. Niente, allora, l'argomento lo concludo qui, nel senso che vi ho letto in queste settimane, ho letto tutte le cose che in qualche modo potevano legarsi al nostro canale. Spero che comunque gli argomenti siano stati utili. Siano state occasioni di riflessione e, come ho detto, non credo che comunque tirerò di, cioè,
vi leggerò comunque altro sull'ambiente semita, perché comunque mi sembra di averlo trattato abbastanza a fondo. Se comunque troverò qualche libro carino, magari con le illustrazioni, magari di archeologia per dire, riprenderò l'argomento, altrimenti questo argomento lo concludo qui. E il prossimo argomento che tratterò invece è per quanto riguarda l'Indonesia, così finisco anche quella parte lì dell'Asia che ci interessava, ecco. Così almeno poi ho concluso un po' tutti gli argomenti che volevo trattare. Quindi niente, vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto alla prossima analisi.